È assurdo che la regione che fa parte del nostro territorio, tra l'altro, della nostra gente, adesso vada a tagliare dei servizi. La linea di Oderzo, in realtà era già di Oderzo e comunque sia della tratta Portogruaro-Treviso, era già sprovvista di tantissime linee del treno. In realtà tagliarne ancora, cioè, sembra proprio una barzelletta all'italiana. Dal 15 dicembre non potranno più raggiungere la scuola o il posto di lavoro. È questa la realtà per gli studenti e pendolari che ogni giorno usufruiscono del treno tra Treviso e Portogruaro, due fasce d'orario più trafficate che tra meno di 20 giorni saranno cancellate. Dito puntato contro la regione e Trenitalia, che sarebbero responsabili di una mossa che nessuno comprende. Al loro fianco anche i sindaci del territorio Pitergino Mottense per denunciare pubblicamente la questione. Mai mi sarei pensato che si togliesse le due corse più importanti della giornata. Abbiamo rivendicato il nostro ruolo di sindaci, gli unici interlocutori vicini al cittadino. Al momento attuale, stante l'attuale assetto dello Stato. Un servizio che ha un diritto, e pensare che i cittadini erano stati rassicurati più volte, in vista nessun ridimensionamento, anzi un potenziamento. Ora la rabbia degli utenti è nero su bianco. Pensiamo di arrivare intorno alle 750-800 firme. Non capiamo perché, cosa ci stia dietro questo nuovo cambio di orario. Dopo le parole di oggi si dovrebbe passare ai fatti. Questo verbale verrà inoltrato per l'ennesima volta in attesa dell'auspicato riscontro alla Regione Veneto. Però per molti una lettera forse potrebbe essere davvero poco per un problema così grande. Forse i cittadini si aspettano di più, visto che si tratta di un servizio che Trenitalia dovrebbe garantire, essendo un servizio pubblico e che si paga con le tasse.